Ciao, sono Emiliano Galli dell'agenzia immobiliare Max Italcase. Oggi mi trovo in zona Battistini, Prima Valle, precisamente in via Roberto Stagno 20, e quello che vi presento è l'appartamento Rosi, o meglio un attico, l'attico Rosi. Entrando c'è questo ingresso, che è un ingresso spazioso, e poi un primo ambiente che può essere ovviamente il soggiorno. Eccolo qui, l'uscita è verso l'esterno, ma l'esterno vi accompagnerò dopo perché ve lo lascio come ultima chicca. Quindi è un soggiorno quadrato regolare e confina questa parete dove c'è il riflesso del sole con la cucina, dove adesso vi accompagno. Eccola qui, e anche qui c'è l'accesso fuori. Una cucina abitabile, ma appunto, essendo un tramezzo, il muro che divide il salone e cucina, si potrebbe abbattere tutto quanto e fare un salone unendo anche questa parte dell'ingresso con angolo cottura molto moderno. Poi disimpegno per la zona notte, quindi piccolo corridoio, un armadio a muro molto capiente. Poi nella scheda descrittiva dell'immobile vedrete anche la misura e vedrete che è veramente molto comodo. Zona notte e servizi. Quindi cominciando questa prima stanza, una stanza da letto matrimoniale regolare, eccola qui. E l'affaccio da questa parte è verso via Torrigio, quindi l'ingresso della palazzina è via Roberto Stagno, quindi da via dell'Assunzione si può arrivare con la macchina, oppure da via Torrigio c'è una stradina pedonale che porta qui all'ingresso dell'appartamento. E guardate che bella vista, insomma, abbastanza aperta ad ovest. Quindi diciamo che l'appartamento come tre esposizioni ha il nord, l'est e l'ovest. Oggi che non è una grandissima giornata di luce e di sole, no, comunque la casa ve la sto facendo vedere a luci spente perché è luminosissimo durante l'arco della giornata. Questa è l'altra stanza da letto sempre matrimoniale e da qui vi accompagno fuori perché ci sono questa prima veranda che può essere uno studiolo, questa veranda e l'altra veranda che è accesso dal soggiorno. E dalla cucina sono due verande che sono, da cui è stata richiesta una domanda di condono nel 2003 e adesso i proprietari hanno incaricato il tecnico per portarla a definizione o per vedere se sia stata già rilasciata la concessione istruttoria, ma tutta già una cosa che i proprietari stessi porteranno a termine prima della compravendita. Guardate che bel terrazzo e questo è l'affaccio. Quindi lì in basso, eccola lì, è via Roberto Stagno da dove siamo entrati. L'affaccio è molto aperto di tutto quanto il terrazzo. E qui invece siamo verso via Torrigio, dove affaccia la camera. Eccolo qui. E come vi dicevo, qui sotto, questa strada pedonale che vedete, è accessibile, appunto, pedonalmente, scusate il gioco di parole, da via Torrigio. Quindi ricapitolando, entriamo dentro casa, è un attico, un quarto piano con ascensore, dove troviamo un ingresso, un soggiorno e una cucina abitabile, vicini tra loro che si possono modificare creando un ambiente unico, un disimpegno con due camere da letto matrimoniali che abbiamo visto poco fa e il bagno che vi faccio vedere adesso, che comunque è un bagno, come vedete, con spazi abbastanza comodi e un utilissimo ripostiglio. Se pensate che possa essere la casa che fa per voi, non esitate a contattarci.